Sto registrando, su. Sono qui. Per fare un classico Disney ci possono volere anche un sacco di anni, da un minimo di 2-3 a un massimo di 27. 60. Esempio Frozen, che venne iniziato nel 39 ed uscì solo nel 2013. Disney ebbe molte difficoltà a farlo perché non trovava il giusto modo di rendere interessante il personaggio della Regina delle Nevi, perché doveva essere molto centrale. Lui dava estrema importanza ai cattivi, infatti fra i cattivi più epocali di sempre ci sono molti cattivi di Disney, da Malefica a Crudelia Demon, a Grimilde, a Chernabog. Nel 1941 uno dei progetti scartati era Il Cane di Firenze. Il Cane di Firenze era questa storia dove questo cane detective risolveva misteri nella città di Firenze. Scooby-Doo? No, è il cane da solo. Zanna gialla. Peggio. Zanna gialla. Cosa hai detto? Shh. Cosa ho sentito le mie orecchie? È troppo tardi per te. No. Cosa hai detto? Non ho nulla contro Zanna gialla. È un bellissimo film. Lasciami iniziare questo video. È morta. Il cane di Firenze uscì solamente negli anni 50 con il titolo di Geremia il cane spia. È un film live action Disney che parla di questa persona che si trasforma in un cane. Un uomo si trasforma in cane e risolve i misteri. Di cui fecero poi Geremia cane spia 2, Geremia cane spia 3 e Geremia cane spia 4. Dopodiché uscì un altro film, Geremia cane spia 5, il cui titolo, il titolo italiano, è Shaggy Dog, papà che abbaia non morde. Che schifo quel film, ce l'ho pure il DVD a casa! Ecco, quello doveva essere un classico Disney. Nel 1963 venne scartato Cappuccetto Rosso. Si lavorò questo film dall'inizio dei tempi con Walt Disney e non riuscirono mai a realizzarlo. Fu scartato solo nel 63, quando ormai capirono che non c'era proprio modo di fare un classico Disney decente con Cappuccetto Rosso. Nonostante ciò, il classico Disney più cancellato di sempre è Don Quixote. Davvero? Sì, doveva uscire benissimo. Ci sono un sacco di disegni che fanno smattare di Don Quixote, dei mulini, di Sancho Panza. Cercò di uscire nel 1940, subito dopo Fantasia, di nuovo nel 1950, appena prima di Cenerentola, di nuovo nel 2000, con Le Follie dell'Imperatore, e di nuovo nel 2010. Sì. E venne per l'ultima volta proposto nel 2016. La Disney accettò il progetto, lo fece iniziare. E poi lo uccise. Ma tutti quelli che lavoravano a questo film vennero chiamati a lavorare nel 2016. La guerra è tutti i giorni. Nel 2016 vennero chiamati a lavorare a Pirati dei Caraibi. Ad Auschwitz. Ah. Per il quarto. Il quinto. Nel 2016 vennero tutti quanti chiamati a fare Pirati dei Caraibi e quindi non si fece Don Quixote come classico Disney. Nel 1943 un altro classico Disney eliminato era I Figli di Bambi. Che ragù, figa. Te! Ma non è che l'unica volta che diciamo qualcosa sulla Disney devi metterti a... Ma a me piaceva Bambi! Anche a me piace Bambi, è presente che panini ci fai con un certo... Smettila! Non è vero! Nel 1939, come saprete, è uscito Il Mago di Oz di Victor Fleming, il film tanto amato, con i colori tanto tanto belli. Che io non vedo. L'hai capito? No, fa niente. Fatti i meme su di lui e sul suo daltonismo. Sono daltonico totale. E Il Mago di Oz doveva essere un classico Disney. Walt Disney combatté moltissimo con Victor Fleming per ottenere i diritti, ma alla fine li ricevette Victor Fleming perché aveva le idee migliori. E per sconfiggere anche le scimmie volanti, quelle sono strabastarde da sconfiggere. Nel 37 venne proposto Reynard la Volpe, questo film basato sui racconti del 1200 di Reynard la Volpe, questa volpe che si trasformava in essere umano per imbrogliare gli altri e si trasformava in quello che voleva. Alla fine i disegni di Reynard la Volpe vennero riutilizzati per Robin Hood, si provò a inserirla in qualche film come personaggio, sia nella Spada nella Roccia, sia in Chanticleer, ma non si riuscì. Chanticleer invece è un altro classico Disney eliminato che parlava di questo bellissimo pollo.
Gino il pollo. Ho in mente solo te. Cartoni italiani. Tu sei regina, io sono re. Ok, Chanticleer era questo film che parlava di questo gallo che era convinto di far sorgere il sole con il suo canto, che se lui non cantasse il sole, beh, non sorgerebbe. E sì, se pensate di averlo già visto, è effettivamente un film, ma non è Disney. Quando Don Bluth negli anni 80 venne licenziato, recuperò un sacco di vecchi progetti Disney scartati e ne fece dei film, fra cui appunto Piedino alla ricerca della Valle Incantata, Anastasia, Chanticleer. Quello in cui muore la madre, giusto? Basta fare spoiler! Vabbè, ma ce ne sono 200 di Piedino. Ce ne sono 11, comunque tutti. Eh? Ah, sono 11? Io sono... ho visto uno. Nel 1967 venne scartato Hansel e Gretel. Nel 1980 venne scartato per l'ultima volta, ma di questo parlerò meglio nel video di 100 curiosità su Fantasia, Musicana, il seguito di Fantasia, che era un Fantasia nettamente migliore a quello originale, considerato il più grande progetto fallito della Disney. Il più grande progetto fallito. ...1983 viene scartato Nel paese dei mostri selvaggi. 1988 viene scartato e la Disney se n'è pentita da morire, Zeta la formica. Nel 1992, dopo Aladdin, viene scartata L'Odissea. 1992 ormai è praticamente l'anno delle eliminazioni. Venne tolto anche L'incantesimo del lago. Allora, L'incantesimo del lago è questa fiaba che parla di questa principessa che viene condannata a trasformarsi ogni notte in una donna, ma ogni giorno in un cigno. La voce dell'amore di te mi parlerà. Ti sento qui vicino a me, speranza mi darà. Poi nel 2002 venne quasi finito, il film era quasi del tutto pronto, mancavano soltanto alcune scene e venne eliminato. Dumbo 2, l'avevano finito, potete trovare persino i trailer, un sacco di altre cose. Nelle nostre videocassette del 2002 può capitare di vedere la scritta Dumbo 2 ufficialmente in VHS, solo nelle migliori... Non è mai uscito alla fine, non è mai uscito. Classico Disney rifiutato, Cattivissimo me. Sì. Era un classico Disney, venne rifiutato e poi fatto dalla Illumination. Poi Newt, eliminato, doveva essere un film Pixar. Praticamente Newt parlava di queste due salamandre, ultime della loro specie, che erano costrette a doversi accoppiare per non far morire tutta quanta la specie. Esattamente come Rio. Esatto. E quando uscì Rio, la Pixar era rimasta un attimo tipo... Altro film scartato, Le Cinque Leggende. Davvero, che sfigati! Che sfigati davvero! Doveva avere il titolo di Jack Frost e doveva concentrarsi molto più su Jack Frost che sull'unione degli altri personaggi. Ma c'era un altro film che si chiamava Jack Frost? Sì. È quello del padre che moriva, che poi si rincarnava dentro il pupazzo di neve. Carino quel film. Bello. Ma l'ho visto troppo tempo fa, perciò non... I Pinguini di Mr. Popper, doveva essere un classico Disney d'animazione. E qui si parte con il gran finale, che credo che sia il progetto più divertente che io abbia mai sentito nominare. Sì. Disney voleva comprare un film molto particolare, Il Signore degli Anelli. Voleva comprare Il Signore degli Anelli da Tolkien per poterci fare un classico Disney. E iniziò a chiedere per poterlo fare. Tolkien rifiutò. Dopo la morte di Disney, continuarono a chiedere e a chiedere e a chiedere. E negli anni 80 arrivò anche la Warner Bros. A chiedere e Tolkien, bravo idiota, diede i permessi alla Warner Bros. E non alla Disney. Ed uscì quell'aborto micidiale, schifoso, putrido.
Il Signore degli Anelli della Warner Bros. È forse uno dei peggiori film d'animazione di tutti i tempi. Quel trauma in pellicola, non dire niente, faceva schifo. Non è vero, io lo difendo, mi è piaciuto. Quel film non l'ho visto quando ero bambino. Mi piaceva il nanetto, era simpatico. Quel film non l'ho visto quando ero bambino, l'ho visto 2 anni fa. Ti assicuro che l'ho odiato. Mi è salita una cerussite talmente violenta. Certo, non era bellissimo, che ma non puoi neanche definirlo proprio il più brutto film d'animazione, perché ce ne sono di brutti, era No. Vi chiederete il motivo per cui Tolkien rifiutò categoricamente questo film? Non lo voleva dare alla Disney assolutamente. Per quale motivo Tolkien doveva avere tutto questo odio verso la Disney da rifiutarsi di concedergli questo film finché Disney non è morto e l'ha dato comunque alla Warner Bros? Allora, Disney aveva fatto una proposta molto specifica a Tolkien ed era irremovibile su questa cosa. Lui non voleva fare Il Signore degli Anelli, non subito, voleva iniziare facendo l'Hobbit. E in l'Hobbit pensava che 13 nani fossero troppi. Voleva usare i 7 nani di Biancaneve. No, dai, che e trasformarlo in un prequel di Biancaneve. Ma ci credo che ha rifiutato, ma che idea di merda è? Chi ha avuto sta idea? Disney. Ma che schifo. Lui in realtà aveva un sacco di idee per questo film. E lo avrebbe trasformato in una vera e propria fiaba. E ovviamente questo Tolkien non andava bene. Ma voleva che venisse fiaba. Rispettato il lato storico di questo fantasy. Che schifo! Che vergogna! Smettila! Lascialo stare! Io che vergogna! Dai! Ma non è vero! Io volevo che facevano i... Che facessero! Io volevo che dai. Continuassero, no, questo è tutto schifo, quello è vero però. Ma è un film della Dingo Pictures, è un incubo questo film. A me facevano paura quello. Io concluderei qui questo video, sinceramente, perché qualcuno lì sta degenerando. Quindi, ditemi quale di questi secondo voi era il miglior progetto. Quale sarebbe uscito meglio come film? E soprattutto iscrivetevi al suo canale e visitate tutti i social network su cui è iscritto. Vieni anche tu che facciamo i saluti. No, mi avete deluso. Noi ci vediamo un prossimo video. Andate a vedere Il Signore degli Anelli se non l'avete mai visto, quello in cartone, e poi dite cosa ne pensate.